Un altro cavaliere d'oro, ragazzi. Arrivano tutti. Sei veramente antipatica. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo i Giullari e vi diamo il benvenuto nella nostra mansarda per un nuovo gameplay. E qui sul nostro tavolo Ars Linea, per questo ultimo gameplay del 2019, abbiamo deciso di sfidarci al nuovissimo Senseiya, ovvero il deck building dei Cavalieri dello Zodiaco. Wow. Noi siamo in questo gioco, per l'appunto, siamo i Cavalieri dello Zodiaco. Abbiamo nomi importanti, siamo grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare, Ok, ma c'è... Allora, vi faccio, prima di partire, vi facciamo solo una precisazione, ovvero abbiamo nel mazzo che qua vedete di pesca rimosso quasi la metà delle carte. Perché? Perché nel gioco tutti i cavalieri, a parte i cavalieri d'oro e le armature dei cavalieri d'oro, sono in duplice copia all'interno del gioco e vengono teoricamente usati tutti sia in due giocatori che in cinque giocatori. Ci siamo accorti che giocando con tutte quante le carte del mazzo, abbiamo fatto un po' di partite, un po' di prove per impratichirci, giocando in due con il mazzo intero la partita diventava molto lunga e soprattutto magari alcuni personaggi proprio non compaiono. In questo modo invece abbiamo notato che in due giocatori è un buon compromesso, sia per riuscire a mostrarvi quanti più carte, personaggi, armature, cavalieri ci sono all'interno del gioco, sia per evitare che questo gameplay inizi nel 2019 e finisca nel 2020, più o meno attorno a play, ad aprile. E allora partiamo in questo modo qua. Ognuno di noi parte con un mazzo e abbiamo scelto di interpretare i cavalieri che voi avete votato sulla nostra pagina Facebook. Quindi grazie a tutti quelli che hanno commentato e senza dubbiamente proprio il preferito di molti è Ikki della Fenice, che è effettivamente anche uno dei miei due cavalieri preferiti in assoluto. E secondo mi ha stupito, in realtà, ero convinto ci sarebbe stato Sirio il Dragone, invece è arrivato Crystal, Yoga di Cygnus, Crystal è un altro, mi sono confuso, scusatemi, è arrivato Yoga del Cigno, che però forse in qualche traduzione italiana l'hanno chiamato lui Crystal, vero? Ma che nel cartone Crystal è Crystal. E però Crystal in realtà è un altro cavaliere all'interno. Lo so, però della... nel cartone Cavaliere dello Zodiaco lui è Crystal. Perché i traduttori avevano fatto delle schifezze. Noi partiamo comunque con un mazzo che inizialmente è uguale per tutti quanti e poi il nostro personaggio crescerà, diventerà più bravo, più forte e man mano acquisirà combattimenti, i combattimenti che farà e i cavalieri che andremo ad affrontare poi diventeranno nostri alleati. Ognuno di noi parte con 9 carte base, dell'eroe base, e l'armatura di bronzo con cui quel cavaliere combatte, inizia a combattere. Quindi io avrò l'armatura di Fenice e Vale avrà l'armatura del Cigno. Come in ogni deck building, noi abbiamo il nostro mazzo di pesca mescolato, che metto qui dove, vabbè, lo vedete in qualche modo. Pesco 5 carte. Metto un po' più in giù, lo vedete ancora? Lì lo vedete. Sì, vabbè, intanto è un mazzo. Vabbè, è un mazzo coperto. Le mie 5 carte le gioco e faccio cose con le carte. Io, per esempio, parto e ho semplicemente... Abbiamo deciso che parti tu? No, però... Va bene, parti tu. No, ci ho pensato prima, ho detto, ma facciamo partire Vale che ha il segno zodiacale che inizia prima. Vai, parti tu allora, spiega tu. Visto che parti tu, girati il tuo segnalino sul lato con l'uno, così ci ricordiamo che sei tu la prima giocatrice. Perfetto. Così giocheremo tutti lo stesso numero di round. Io con le mie carte in mano, con i miei yoga, scelgo chi andare a combattere qua sul campo di gioco. Ogni cavaliere... ogni armatura, in questo caso sono cavalieri, hanno una forza che può essere una forza di combattimento, sì, che forza è rossa, fisica, forza rossa. Fisica, o ci sarà anche quella blu, il potere del cosmo, il potere che del hanno cosmo. I cavalieri in questo momento non c'è nessuno che può essere combattuto acquisito con il potere col cosmo. Quindi, e ogni carta ha un suo valore di forza, 4, 5, 5, 4, 2 e 3. Nell'ultimo, diciamo, posto, spazio. Nell'ultimo spazio del campo da gioco, il valore è ridotto di uno, sia per... della forza sia del cosmo. Quindi io in mano ho... Ah, comunque il tappetino di neoprene non è un'esclusiva, è proprio in tutte le scatole. No, c'è nella scatola.
Poi vabbè, le carte, passi il tempo a vabbè, fare così. Vabbè, poi le comunque, vedete. Allora, io ho il mio eroe. Ho 5 yoga del Cygnus. E ha una forza e ha un valore di cuore. Questi cuori serviranno per guarire dalle eventuali ferite che potranno prendersi i nostri personaggi. Ok. Ti faccio allora subito vedere, c'è il Cigno Nero, che essendo il tuo speculare cattivo, per le cose scritte su sfondo nero sono delle abilità obbligatorie da applicare. In questo caso l'abilità del Cigno Nero è che se viene combattuto da Yoga anziché avere un... per lui non ha più forza 4, ha solo più forza 2, quindi lo prende più facilmente. Anche Morgana ha un potere di comparsa. Esatto, quindi vero. Nel momento in cui compare viene attivato un effetto, ma che non viene attivato durante il setup. Bravissima. Quindi, essendo stata Morgana rivelata tra le prime 6 carte, allora il suo potere di comparsa non si applica. Fosse stata qua e noi la giravamo, si applicava il suo quindi, potere. Quindi, io avendo 5, sicuramente vengo a prendermi il Cigno Nero, quindi con 1 e 2, ne metto qua e lui loro due combattono contro il Cigno Nero e te lo sei preso. Ho ancora un bel 3. C'hai Cassius a 2, c'hai Yoko a 2 anche. Cassius mi darà poi 1 di forza, sì. E nel momento in cui se scegli di distruggerlo ti dà uno sconto sulla carta che vai a combattere. Lui, se sceglie di distruggerlo, gli altri avversari devono distruggere un cavaliere presente nella propria mano, che è anche molto bello, che è anche un po' noioso, però sì. Forse preferisco Cassius. Infatti io con 2 vado a combattere Cassius e che quindi diventa anche tuo. Mi rimane 1 di forza con cui non posso fare niente, posso decidere di scartarlo oppure di tenerlo in mano e quindi pescare solo più 4 carte, ma io decido di scartarlo. Tutte le carte, tutto quello che ho combattuto vengono nei miei scarti e fine, vale pesca fino a tornare a 5. Se ci sono ancora carte sul tabellone scorrono, se ce n'è una che occupa lo spazio finale viene eliminata dal gioco e le altre scorrono ancora nel turno del giocatore attivo, quindi in questo caso io giro le carte. Sì. Che gli eventuali effetti di comparsa li applichi tu. Questo non è il dragone nero, che è lo speculare del Cigno Nero per me. Comparsa, eccola qua, Misti della Lucertola. No, non per me, io sono Fenice, non sono dragone. Scusa. Comparsa, ogni giocatore distrugge uno dei propri personaggi feriti. Non abbiamo personaggi feriti, quindi la comparsa di Misti non ci fa niente. E poi il cavaliere nero Django lui è quello che ti dà punti per i cavalieri neri a fine partita e ha solo uno di Cosmo come abilità. Va bene. Allora io potrei anche con questi 5 neri appigliare Morgana. Morgana è molto bella. Che Morgana è molto carina. Ma non potevo lasciare lì il mio cigno nero. Dragone nero. Potrei anche prendermi Misti della Lucertola. Scardo distruggimento di personaggi feriti per pescare 2 carte. Non è male, Misti della Lucertola. E oppure potrei anche prendermi già Mian del Corvo, che mi costa 4. Ma no, io mi prendo Morgana, perché Morgana comunque è un po' più versatile, anche a 2 di forza di attacco, 1 di Cosmo e anche un bel potere di scarto, che vedremo tra un po' cosa vuol dire. Quindi io mando i miei 5 Icchi a combattere Morgana, la sconfiggono e Morgana viene nel mio mazzo degli scarti. Pesco 5 e vai. Aspetta, devi... Questo bello. Viene scartato, questi scorrono. Scusatemi, questo. Ero preso bene dalla... Giri ancora. Comparsa! Questo qua darà meno un punto a fine partita per chi lo avrà in mano. E il giocatore di turno... Quindi io te lo metto nella tua pila degli scarti. Quello lì non ha alcun tipo di effetto, è una carta inutile, che però sta nel mazzo di Vale. Vale potrà, quando ce l'avrà in mano, scartarla applicandone il suo effetto. Giriamo ancora. Trami della Fenice, comparsa, elimina una fiammella dalla ruota. E l'ariete si spegne. E l'ariete si spegne. E compare Pegasus nero, quindi Pegasus non è in gioco, però ci fosse lo combatterebbe con 2 in meno. In realtà noi lo combattiamo con 4 e possiamo comunque averlo. Allora, io in gioco ho la mia armatura del cigno e poi 4 carte yoga. Dunque, l'armatura si può decidere di tenerla qua a disposizione per usufruire il suo potere del cosmo, che è 1, oppure se la scarto distruggo 2 yoga identici dalla mia mano e poi aggiungo nel mazzo degli scarti uno yoga di grado immediatamente superiore, che sono questi che hanno qua, ed è quello che io farò con l'armatura indossata. Scarto l'armatura, distruggo
i miei due eroi qua, e il cavaliere di bronzo viene nei miei scarti. Ho un 2 di forza con cui non faccio un piffero di nulla, non ho ferite da curarmi e via, quindi li scarto e il mio turno finisce qua. Quindi lui va via, queste scorrono. Vediamo se c'è un effetto di comparsa. No, il cavaliere d'oro. Arriva già il primo cavaliere d'oro, chi è? E Death Mask del cancro. Siamo ancora molto deboli per riuscire a sconfiggere in questo momento i cavalieri d'oro. Lui tra l'altro ha una forza di 7, può essere solo sconfitto combattendoci contro, non può essere acquisito col cosmo che ancora non abbiamo visto. Mescolando il mazzo a caso può anche capitare che dei cavalieri d'oro arrivino in fretta, ma non disperate. Nel momento in cui un cavaliere d'oro viene combattuto oppure esce dal gioco, viene eliminata una fiammella, lo si può ricordare guardando la fiammella qua in basso a sinistra. Esatto. Allora io potrei fare come hai fatto tu per prendermi i chi di Pegaso, e però mi batto anch'io due. Dai, faccio la stessa cosa. Allora, l'armatura, Vale non l'ha detto, io potrei anche scegliere di non usarla. Rimarrebbe in gioco e me la potrei usare in un round successivo. Non viene scartata alla fine del round. Ma io scelgo comunque di applicare il suo effetto di scarto. È uguale per tutte le armature di bronzo iniziali, quindi anch'io distruggo per sempre due miei eroi base. Per sempre. Non è detto per sempre, perché sì, magari ci sono dei cavalieri. Sì, è vero, ci sono alcuni cavalieri che ti permettono di riprendere. Diciamo che queste qua comunque, le carte del mazzo dei distrutti, non contano più a fine partita. Esatto. Per i punti, per niente. C'è un personaggio anche che ti dà punti per le carte distrutte, ma vabbè, roba rara. Poi ho ancora due Icky della Fenice base, che però scelgo di scartare. Quindi finisce il mio turno, questo viene distrutto, queste scorrono. E compare un nuovo carta. Oh, bellissimo, Gora del Loto, cavaliere d'argento. Lui è molto forte in cosmo, e però è anche così forte che quando lo acquisisci ferisce tanti dei tuoi personaggi. Le ferite ancora non le abbiamo viste, ma le vedrete tra un po'. Ci sono delle abilità di alcuni personaggi, degli effetti di alcuni personaggi che ti feriscono le carte che tu hai usato per acquisirla. Quindi i cavalieri che sono andati a combatterci contro vengono feriti da... Allora, io la mia armatura decido di lasciarla momentaneamente in gioco. Bravo. Perché i miei yoga, che sono 4, vorrei utilizzarli magari per prendermi misti. Certo. Scusate se vi passo davanti, scusatemi tanto, potrei prendere misti, potrei prendere... Ma no, io decido di andare a combattere misti. Quindi... Loro 4 prendono misti. Basta, te la prendi, te la metti nella pila degli scarti, fine. L'armatura ti rimane in gioco, sì. Queste scorrono, non c'è nulla che viene distrutto perché nulla stava occupando l'ultimo spazio, entra una nuova carta. Il serpente di mare. Allora, lui è un cavaliere di Morgana, è molto forte perché dà 2 di forza. Ovviamente io non però, ho Morgana in mano. Per essere sconfitto, può essere sconfitto solamente da un gruppo composto da almeno 3 personaggi. Ho già. Allora, io... Lui c'ha 3, è solo uno di cosmo. Lui anche c'ha 3 di forza e devo mandargli contro 3 persone. Ma io farò così, guarda. Mi metto giù l'armatura e come prima la scarto per distruggere 2 Icky e prendermi un altro Icky armaturato. Dopodiché questa scelgo di scartarla e finisco qua. Questa scelgo di tenerla in mano. Quindi lui viene distrutto, queste scorrono. Chi arriva? Arriva Phoenix Nero. Ok, lui è il mio amico. 1, 2, 3, 4. È il mio amico. È la mia parte. Quanto è figo? Ma quanto è figo? Allora. Ma guarda che maglietta che giù. Dunque, facciamo così. Proviamo. Tanto io risorgerò dalle mie ceneri. Il mio Gigars. Se lo scarto, posso eliminare un personaggio presente sul campo di gioco e sostituirlo con la carta, con la prima carta della riserva. E io lo faccio. Perché tanto se no non mi serve a niente. Quindi lo scarto e però decido di eliminare... Che tra l'altro, scusa, mentre Vale pensa,
Perché tramite la freccia è quello che ci ha fatto eliminare una fiammella? Perché, se vi ricordate, è l'ultimo cavaliere d'argento che compare prima che i cavalieri entrino nella casa di Ariete. Lui compare e gli attacca per fargli perdere tempo, e per questo motivo noi perdiamo tempo nella partita. Io che sono simpatica elimino il Fenix Nero. Ciao. Sei veramente antipatica. E prendiamo, vediamo chi arriva. Non si sa. Arriva da Iki. Ma lui ti rimane, scarti ed elimini? Scarto e elimino un personaggio presente sul campo di gioco, lo sostituisco con la prima carta della riserva. Brava, sei proprio simpatica. Me l'hai voluto me l'hai dato tu, eh? Ah, lui è molto simpatico. Allora... Ma aspetta! Sì. Aspetta. Io ho Yoga del Cygnus. Il mio Yoga del Cygnus, quando entra in gioco, posso attivare la sua abilità, che se almeno un altro Yoga combatte al suo fianco, pesco una carta. E io gli metto Yoga proprio a combattere al suo fianco. E se gliela metto a combattere anche di qua, io pesco... Se almeno uno. Almeno yoga. Uno. Ci sono provato. Quindi pestiamo una carta. Ci sono altre carte che funzionano per ogni carta di quel tipo vicino alla carta che combatte. In questo Quindi, caso no. Io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però, se io distruggo Cassios, il costo di un cavaliere presente sul campo di gioco viene ridotto di 2. Quindi questo mi costerebbe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Io distruggo Cassios. Mannaggia. Con 5 vengo a pigliarmi il cavaliere d'oro. Leggi cosa fa quando lo sconfiggi. Distruggo un personaggio utilizzato in combattimento. Addio. Ciao. Inoltre, avendo acquisito una carta di un cavaliere d'oro, la fiammella lì ci ricorda: leva una fiammella dalla casa. Ciao toro. Sei stata veramente pessima. Lui viene distrutto. Lui scorre. Loro scorrono. Tocca a te. E Shaw con armatura celeste, un cavaliere d'acciaio. Che non ha effetti di comparsa. Ma non hanno. Comparsa! Non attenzione! L'armatura del Sagittario. Comparsa! Se un altro cavaliere d'oro è presente sul campo di gioco, rimuovi una fiammella. Niente, te lo sei appena preso tu, quindi non c'è. Altrimenti avremmo rimosso Pesco una fiammella. Una e rimescolo. Allora, è la mia volta. Io gioco Morgana. Morgana, io potrei scegliere di mandarla a combattere con qualcuno oppure di applicare la sua abilità. La sua abilità è un'abilità di scarto, ovvero per poterla applicare va scartata. Ci sono altri due tipi di abilità che sono ferita, quindi ferisci la carta e eventualmente te la riprendi con un'abilità di cura, oppure distruzione, in cui va proprio via dal gioco. La mia è un'abilità di scarto, quindi la metto tra gli scarti e mi dice acquisisci gratuitamente un cavaliere di Morgana presente sul campo da gioco, e quindi mi prendo il serpente di mare. Poi mi gioco Icchi di Fenice, che ha un'abilità di entrata in gioco e distruggi un personaggio negli scarti, e io mi distruggo questo, per pescare una carta. Cambiato tantissimo, ma non importa, almeno mi sono levato una cartina a scartina. E io c'ho ancora 1, 2, 3, 4, 5, volendo. Però potrei anche fare 3 e 2. Guarda, mi faccio... Ah, aspetta, lui è quello che... I cavalieri che combattono al fianco di Shaw non possono essere feriti. No, è questo che mi abbassa il livello di Cosmo e lui che mi fa quello. Quindi io ne mando 3, 1, 2 e 3 a combattere Pegasus Nero. Quindi ho 1, 2, 3 di forza, lui ha 1 in meno, lo posso prendere. E non ha altri tipi di abilità. E con 2 vengo a prendermi il piccolino Daiki con armatura della terra, cavaliere di acciaio. È debolino, ma ha un'abilità molto simpatica che spero di riuscire ad utilizzare. Vai, scorri. Comparsa Spartan, cavaliere della costellazione. Ogni giocatore può ferire un personaggio nella propria mano e pescare una carta. 1, 2, 3, 4, 5. Posso ferirlo e pescare una carta? Ma sì. Io mi ferisco ancora lui. Feriamolo. Ah, per le ferite, in realtà il regolamento, vedete qua, è pieno di segnali ferita. Ti dice metti un segnalino ferita su ogni carta. Noi preferiamo impilarle, occupa meno spazio e funziona uguale. Hai pescato? Ho ferito uno e pesco una carta. La stessa. Niente. Che ho ferito. Okay. Comparsa Atena. Ogni giocatore pesca una carta, dopodiché cura tutti i propri personaggi feriti. Nel momento in cui li curi, i personaggi passano dalla pila dei feriti alla pila degli scarti.
Lei, scusami, qual è già la sua cosa? Fintanto che Jun si trova sul campo da gioco, non è possibile curare alcun personaggio. Quindi noi non potevamo neanche con Athena. Ah, neanche con Athena? No. Però pescare la carta? Pescare la carta, sì. Perché peschi la carta, poi curi tutti. Dopodiché entra, ok. Però essendoci Jun, non lo potevamo fare. Fintanto che Jun si trova sul campo di gioco, non è possibile curare alcun personaggio. Allora, Athena, come vedete, ha solo un costo in Cosmo e quindi potrà eventualmente essere presa solo col Cosmo. E non ha abilità di combattimento se non uno di Cosmo e la possibilità di curare le nostre carte. Che... E a fine partita ci darà un punto ogni 10 carte che abbiamo. Vai, tocca a te. Ah sì, è il mio turno? Eh sì, perché io ho fatto io scorrere in qua. Ah, giusto. Che ho distrutto, ho preso le due carte e ho distrutto e mescolato. Allora, io uso di nuovo il mio Chiggers. Elimino un personaggio sul campo da gioco e ne prendiamo uno dalla riserva. Lui se ne va via, signora. Porca miseria, eliminiamo. Ora che avevo le carte per prenderlo. Eliminiamo, eliminiamo. Dove? Eliminiamo Athena. Tieni, via Athena. Entra in gioco. L'armatura del Capricorno. Io non ho scarti, quindi... l'armatura 5 del Capricorno. Cosmo, io a Cosmo sono veramente una mia armatura. 1, 2, 3. Sono proprio un po'... piatta di Cosmo. Dunque facciamo così. Peccato, peccato, non riesco a mica. 5, 2, 3. Facciamo che con 2, 4 e 5 vado a combattere. La gara del loto, molto bello. Ne ho ancora 2. E vengo a prendermi 2. Ok, lui ha l'abilità che chi gli è vicino in battaglia non viene ferito. Quindi scorre, scorre, scorre. Naggia, mi fa indormire un corno, che bellissimo. E niente, voglio vedere l'argento. Lui avrebbe bisogno qua o di 8 di attacco o di 5 di Cosmo. Non ci arrivo neanche piangendo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce la fai? 8 giuste, non me ne ero accorto. Allora io quindi evito di fare tutto quello che volevo fare e mi prendo Eloise del Sagittario. Fai vedere che c'è gli 8. Sì. Volevo farlo qua. Lui ha, essendo qua, ha 8 per essere attaccato. Io ho 1, ha un'abilità di entrata in gioco che però essendo su sfondo bianco posso scegliere di non applicare, non la applico. 1, 2... 3, 4, anche qua scelgo di non applicare la sua abilità di scarto. 5, 6, 7 e 8. Bravo. Boom, se ne va via questa. Gemini. Cosa Gemini? No, Sagittario. Ah, siamo alla casa dei gemelli. Comparsa, niente. Lois del Sagittario avrà poi un più 1 per ogni cavaliere d'oro sul campo da gioco, più 1 in Cosmo quando lo userò. Per adesso non lo uso ancora. Vai amore. Per scorrere. 3, 4. Io ancora il tuo turno. Comparsa, no, niente, lui ha solo un'abilità di sconfitta che lui ti arriva già ferito praticamente quando lo prendi e Yoga, che sei tu, lo può acquisire anche usando il Cosmo, con 8 di Cosmo, altrimenti per tutti gli altri è solo con attacco. Io quindi ho pescato le mie 4 carte, non ne ho più da pescare, mescolo gli scarti e ne pesco ancora una per fare 5. Ecco, questa cosa noi l'abbiamo data per scontata, ma non è detto che conosciate i deck building. Se avete visto il nostro gameplay di Race to Eldorado, The Quest for Eldorado, allora sì che sapete come funzionano. Però io pesco, quando non ho più da pescare, rimescolo il mazzo degli scarti e continuo a pescare. Banalmente tutto. Allora, 3 e 2 che fa 5 di Cosmo, vengo a prendermi l'armatura del Capricorno. Che avendola presa, la volevo io! Come Cosmo. Esatto. Con il Cosmo, quando si acquisiscono le cose col Cosmo, viene direttamente la carta in mano. Viene direttamente in mano e subito utilizzabile. Quindi tu hai fatto 3, 2, 5, certo. E non ti sei usato quella là, queste sono scartate. Poi decido di scartare l'armatura del cigno. Sì. Quindi distruggo i miei 2 yoga per prendermi il bronzo e metterla qua. Allora io non so se a sto punto... Vediamo cosa arriva. Metto in gioco
l'armatura del Capricorno, che decido di scartare per attivarne l'effetto, scartandolo tutte le carte di grado verde, bronzo e argento presenti sul campo di gioco, vengono eliminate dal campo di gioco e si riempie nuovamente il campo di gioco. Certo, in questo caso quindi non scorre la fila, ma si riempie a partire dallo spazio più vuoto di qua. C'è l'armatura dell'ariete, che così se ne andrà senza colpo ferire, dio della mosca, coso della fiamma, e arriva anche bilancia. Bilancia ha un effetto di comparsa, ciascun giocatore può recuperare un eroe nel proprio mazzo degli scarti. Quando ti dice eroe, si intende proprio una carta che sopra ci abbia scritto eroe, non cavaliere, non niente, non solo eroe, quindi quelle base sono i nostri eroi. Io non ho mazzo degli scarti, quindi niente. Io sì, lo prendo. Recuperare vuol dire che... Ok, perfetto. Prende e mette in mano. Allora, wow. Così facendo... non mi basta comunque. Finisco qua il mio turno. Ok. Queste due le tengo in mano. Quindi questo se ne va sentendosi 4, laudare. 5. Eccola qua, Marin dell'Aquila. Lei ti darà poi punti a fine partita. Se per le carte argento che hai, se sei quello che ha più carte argento. Inoltre, visto che lei, come sapete, è la sorella sconosciuta di Pegasus. Seiya, di Pegasus, sì, di Seiya. Se Seiya le combatte vicino, Seiya diventa più forte, perché lei è stata la sua maestra e sorella che tutti credevano morta. Spoiler, viene detto tipo alla prima puntata. Posto così, tocca a me? Yes. Allora io, visto che potrei prendermi... La partita forte. Finisce, non so se ve l'abbiamo detto, no. O quando si esaurisce tutto il mazzo di pesca, o quando sono finite tutte le io mi gioco la mia armatura della Fenice, che la scarto, distruggo due icchi identici, no, distruggo, non ferisco, scusatemi, distrutti, e aggiungo al mazzo degli scarti lui. E io poi ho ancora 3 di forza e mi prenderò lui. Mi prenderò lui. Sì. Ok, perfetto. Ok, fai via. Scusami, sì, scusami. No, stavo capendo se mi serviva usarlo su di me o su di te. Leda. E niente, un altro Leda. Cavaliere. Mi fa ridere perché la preside delle scuole medie qua in Saluzzo, che conosco, con cui lavoro, si chiama Leda. Ridere, vabbè. È un nome greco importante, no? Salutiamo Leda Zocchi se ci sta vedendo. Allora, ciao Leda. Yoga. Yukio. Entrate in gioco, se almeno un altro yoga combatto al suo fianco, pesco una carta. Io gli metto lui e pesco una carta. Poi un altro, entrate in gioco, gli metto un altro yoga, quindi pesco un'altra carta. Ok. Non possono essere feriti. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eccolo qui il mio Camus dell'acquario, vieni a me. Ma va, te potevi acquistare anche col Cosmo, però ti cambiava niente, cioè non ce l'avevi. 8 di Cosmo. Ah no, perché è legata, è vero, solo a te quella così abilità. Lega, è vero, yoga, ma non ce l'ho 8 di, perché infatti sarà poi Cigno che vestirà l'armatura di Alacquario. Fiammella tolta? Sì. Fiammella tolta, via, scor. E l'armatura del Sagittario e l'armatura del Leone, la voglio io, non so cosa fa, bellissima, la voglio subito, ma non potrò ancora prenderla. Non è vero, posso prenderla, però arrivassi a prendermi la bilancia, che è bellissima, ancora formata da tante coppie di armi, Allora, lui ha un'abilità chiaramente forte se viene giocato in combo con Shiryu, con Shiryu il dragone, perché è poi colui che indosserà l'armatura, che prima era il suo maestro vecchio, che gli batteva il cuore una volta ogni miliardo d'anni che ce l'aveva. Comunque c'ha 8. Allora, 2, 3, o 7 di cosa? 4, 5, gnafo.
Sì, 7 di Cosmo, ma sono solo più 5 adesso. Gnafo. Allora, mi prenderò un'armatura. Potrei ancora... Ah, mi gioco Ricchi della Fenice. Quando entra in gioco, distruggo un personaggio che ho negli scarti e pesco una carta, ma non lo faccio. Non lo faccio. Però mi gioco 1 di Cosmo, 2 di Cosmo, 3, 4 di Cosmo e Sagittario mi dice che ottiene 1 di Cosmo in più per ogni Cavaliere d'Oro che c'è in gioco. Quindi ho 5 di Cosmo con cui mi vengo a prendere proprio l'armatura del Leone, perché quella del Sagittario... No. Vabbè, il Leone è il tuo segno. Sì, sì, ma il Leone è il mio segno, quindi la prendo solo per quello. Nato sotto il segno del Leone. Poi mi prendo, ma Leda non è... Leda non mi serve a niente, quindi non la voglio. Butto via questa. Questa la tengo in mano. Pesco una. Oh, ci saluta il Cavaliere d'Oro. Ci saluta la Doco della Bilancia. Via. Togliamo proprio la fiammella dal Leone, allora. Dietro. Hoppa! Niente. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppa! Niente. Allora. Io mi gioco il mio Gigas, che toglie un personaggio da campo da gioco. Chi ti interessa? Nato sotto il segno dei pessi ed il rock ballava lento. Allora, lui se viene sconfitto tutte le carte di grado presenti sul campo da gioco vengono eliminate. Nato sotto il segno dei pessi. Allora togliamo la sua via, elimina lei. Ah, che se ne sarebbe comunque andata. Ah no, perché tu vuoi far andare via l'armatura dell'acquario. Cura tutti i cavalieri feriti scartandolo, oppure ti dà 2 di Cosmo per acquisire nuove carte. Invece l'armatura del Sagittario distrugge un personaggio dalla tua mano. Posiziona un personaggio dal campo di gioco nel mazzo degli scarti e mescola l'armatura in riserva. Lì mi costerebbe 4. Allora, facciamo così. Facciamo un bel... 4 e vado a prendermi l'acquario. Ok, che ti viene in mano perché l'hai preso col Cosmo. Poi lo mettiamo in gioco. Giusto e libera se vuoi. Due, teniamolo lì. Questo, finisco. Questo lo scarto, questo lo tengo in mano. Queste scorrono, giriamo una nuova carta. Cavaliere d'oro, Mille dello Scorpione. Quando entrerai in gioco, che bello che è. Un avversario scarta una carta dalla mano. Molto bello. Ok, allora tocca a me. 2. 3, io mi gioco 4, il Cavaliere della 5. Fiamma che mi dice che quando entra in gioco un giocatore mia scelta, scelgo me, mi prendo un giocatore a sua scelta posizionato nel proprio mazzo, uno dei suoi eroi distrutti. Quindi io prendo lui, lo butto dentro il mazzo. Perché? Perché sì. Poi così c'ho 1, 2, 3, 4, 5... mi vengo a prendere con 1, 2, 3, anzi lui ha più 1 perché è arrivato lui, quindi ho 3, 4, 5, con 5 di Cosmo mi vengo a prendere questa che mi viene subito in mano e loro hanno combattuto. Dopodiché... E allora mi gioco questa, mi gioco l'armatura del Sagittario e quando entra in gioco, se voglio, posso distruggere un personaggio dalla mia mano e io lo faccio, distruggo il Serpente di Mare e posiziono un personaggio, quindi non un'armatura, un personaggio dal campo di gioco nel mazzo degli scarti. Madonna, è fortissimo. Poi... l'armatura del Sagittario la mescoliamo nella riserva.
faccio io così tu finisci. Io tanto ho finito perché questo me lo tengo e basta. Mamma mia, troppo fo. Mi sono preso Milo dello scorpione così con simpatia. Bravo. Quindi Leda se ne va. Leda. Ha arrivato Medusa. Medusa è un po' noiosino. Fin tanto che Medusa è presente qua sul campo da gioco, non è possibile acquisire alcun cavaliere. Quindi le armature sì, ma altri cavalieri no. Prima si distrugge Medusa e poi arrivano gli altri cavalieri. Allora, Medusa è uno di quelli di Morgana, che io se ora c'ho Morgana lo prendo. Dunque, mettiamo Yoga di Cygnus al fianco di Yoga, così posso pescare una carta. Allora. Dunque, nato così con segno 2, 4 e 5, mi prendo la mia armatura. Qua. Ok. E l'ho acquisita col karma, col cosmo. Questa l'ho usata, quindi viene scartata. Sì. Sì, sì, tu nel momento in cui utilizzi l'armatura, che sia per il potere del cosmo, che sia per l'abilità di attivazione, di scarto, di quel che è, allora va nel mazzo degli scarti. Se no, se tu non la usi, ti rimane lì, la puoi usare anche in un turno successivo, però rifilli comunque la tua mano fino a 5. Quindi... Bella! Metto in gioco l'armatura del cancro, che la scarto. E cosa fa nel momento in cui la scarto? Scopri 3 carte del tuo mazzo. No, non mi piace. Puoi già lasciarla comunque in gioco, Sì, sì, però voglio vedere se... Faccio questa. Metto il capricorno, che la scarto, tutte le carte di grado verde, arancione e argento. Tutte. Quindi tutte. Vengono eliminate e riempiamo nuovamente il campo da gioco. Questa viene via, questo è ancora qua a disposizione. Quindi arriva lui. L'unicorno, arriva Mu dell'Ariete, no, abilità quando lo sconfiggi, arrivato anche Aldebaran del Toro, arrivato anche Arghetti di Ercole e arriva Saga dei Gemelli, ma nessuna abilità di comparsa. È proprio ora che io non ho mezzo punto di cosmo in mano, vabbè. Allora, mettiamo qua in gioco l'armatura. 1, 2, 3, 4. Oppure, guarda, vado a prendermi lui con il cosmo. Quindi ti viene in mano, lui ti costa solo 2 di cosmo. Con lui. Ok, viene in mano, lo puoi subito giocare se vuoi. 2. Potevi anche usarti l'armatura del... Ah no, però l'armatura del cancro l'hai usata, la sua abilità? O l'hai giocata dopo? No, l'ho giocata dopo. Ah, potevi prendertelo. Aspetta, forse ho usato l'armatura. 2 e 2 qua. Cosa ho usato per lui? 2 di cosmo hai usato. Che bastava? Li hai usati okay, col cavaliere, lui. Ma potevi usare l'armatura. Lasciala. No, vai tranquilla allora. 3 di cosmo. Io ho 1, 2... 3 di forza ancora con cui non faccio niente. Nulla. E ormai ci sono cavalieri grossi in gioco. Però guarda, lui che ce l'ho, posso scartarla. Ogni avversario scarta un eroe della propria mano. Che sono simpatica. Voilà. No, non possono essere feriti. Questi li mettiamo via. La mia armatura rimane qua. Il mio Daichi adesso non ha più alcun tipo di utilità. Quindi scorrono. Lui sono 6 o 6 di attacco. Un altro cavaliere d'oro, ragazzi. Arrivano tutti. Dei pesci. Afrodite dei pesci, cavaliere d'oro. Quando viene sconfitto. Ogni avversario fornisce 2 personaggi dalla propria mano. Però. Voilà. Allora. 2, 3, 4. Io mi gioco Ikki di Fenice, che quando entro in gioco distruggo un personaggio dal mio mazzo degli scarti e pesco una carta. Forse non mi è andata neanche così male. Mi gioco l'armatura della Fenice. E io ho 1, 2, 3, 4 di cosmo con cui faccio tipo niente. Oppure ho 1, 2, 3, 4, 5 di forza bruta con cui non faccio niente. Ma dai. Allora mi gioco ancora Ikki della Fenice, distruggo ancora lui per pescare un'altra carta. Beh.
Ah, però non va così male, perché in realtà io arrivo a 6 così di Cosmo, perché guardate, ne ho uno qua sull'armatura della Fenice, che andrò a scartare. 2, 3, 4 e 5. Non è vero. Come, dove li ho contati 6? Niente, ne ho 5. Ne ho 5 di Cosmo. Niente. Quindi combatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 di attacco. Così 6 di attacco però ce li ho. E con 6 di attacco mi prendo lui. Mi prendo lui o mi prendo lui? Lui c'ha anche un po' di Cosmo. Lui, l'armatura presente sul campo da gioco deve essere... No, preferisco lui. E quando lo sconfiggi? Distruggo un personaggio ferito. Quindi ciao mio Ricky di Fenice. Ti ho voluto bene. Addio. Quindi va via l'armatura. L'armatura del... No, Mu dell'ariete se ne va ancora una fiammella. Sempre nel tuo turno. Crista! Lui è fortissimo per te. Tiene più uno se si trova al fianco di Crista. Sì. Già, qui, grande e grosso, ma... Sì. Comunque, Adi. Facciamo così. Yoga. Lo mettiamo a combattere vicino a lui, così io pesco un'altra carta. È bello. Allora. Ora mi arriva sta badaga. Quindi facciamo. Andiamo a prendercela qua. Facciamo così. 3 e 2, 5 di Cosmo. Vado da lui. Ok, che quindi Aldebaran del Toro viene in mano. Aldebaran del Toro ha una forza fisica di più 2 se viene usato per... E viene tolta una fiammella perché l'hai preso, bravo. Per prendere la carta in qua lui ha più 2 di forza, quella rossa. Quindi Siamo per lì. Con 2. 3. Qua. Quindi lui mi vale più 2 quando combatte la prima carta del campo da gioco. La prima quando combatte lui, scusami, non, è un altro allora che è più forte. Però se combatte con lui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2, 4, 5, 6, 7. Vengo a prendermi. Mannaggia, vale. Afrodite, che quando viene sconfitta. Mm. Ogni avversario ferisce 2 personaggi dalla propria mano. No. Sì. No, vale, dai, sì. No. Sì. No. No, detto di no! E mi metto in campo l'armatura. Ferisco? Ferisce 2 personaggi dalla mano. Vai, dai. No, dai, ma, no, ma prendevo gemelli. Non mi... Hai tolto la fiammella? Sì, l'ho tolta. Ah, arriva il Gran Sacerdote. Il Gran Sacerdote ci dice che il Gran Sacerdote e tutti i Cavalieri d'Oro che sono negli scarti, che abbiamo solo questi due, vengono rimescolati nel mazzo. E poi si continuano a girare carte. Quindi anche se appunto arrivano subito i Cavalieri d'Oro, o c'è Valentina che li prende, come ha fatto col primissimo uscito, comunque se no rientreranno in questo modo in gioco. Arriva Spica, che è l'amica di Leda, l'amica di Leda, e Jackie dell'Orso. E allora, questo... Io non c'ho più niente in mano. Allora, c'ho questo. Potrei fare un... Allora. Si può avere in gioco solo un'armatura. 2. 4, faccio 6. Non riesco a prenderlo comunque lui. Niente, te sarà tuo. Potrei toglierti Crystal anche, che non è male, oppure prendermi lui che c'ha un 2 di forza secco. Pesca una carta, poi metti una carta nel tuo mazzo di scarti. Prenderò questa, però a sto punto la prendo così. Allora ho 1 di Cosmo, più lui ha 2 più 1 per ogni Cavaliere d'Oro, quindi lui ha 3, quindi ho 4 di Cosmo, prendo Crystal direttamente in mano. Poi mi gioco l'armatura del leone e la lascio lì. Queste 2 le tengo, lui se ne va, queste scorrono
comparsa, tutti i giocatori mettono nel mazzo degli scarti la loro armatura in gioco. Porca miseria! E arriva Aioglia del leone. E lui che è più forte quando combatte questo qua più debole. Io più aspetto la cina. Allora, mi serviva tantissimo quello. Dunque, elimina un personaggio presente nel campo di gioco. Eliminiamo proprio lei. Via. Ne mettiamo un altro. Boom. C'è qua comparsa? No. L'armatura mi costa 7, 2, 3, 4, 5. Che pizza, Vale. Perché hai girato quella carta? Perché hai girato Shaiana dello Fiuco? Maledetta Shaiana dello Fiuco. Io veramente avrò la mia vendetta. 3, 4 o 5 di forza. Vale comunque un punto ogni 5 carte distrutte. Ne hai più di 5, vale un punto. È vero che poi ti sta nel mazzo rompere, però magari la riesci a ferire in qualche modo. Ma facciamo, che faccio? Io ho Morgana ferita, me la curo. 2 e 3 e mi prendo lui. Non c'è niente. Ok, io. Allora, quindi se ne va Saga dei Gemelli e se ne va anche una Fiammelli. Queste scorrono. Vediamo chi arriva. Armatura del Sagittario. Distrugge un personaggio dalla tua mano. Posiziona un personaggio al campo da gioco nel mazzo degli scarti. Ah, è quella bellissima di prima, che non riuscirò mai più a prendere. E Alvior di Cefeo. E. Ok, sì, lui è forte per Shun. Quindi tocca a me. Allora. Due fiammelle, ragazzi. Cosa faccio? 1, 2. Sì, ce la faccio. Allora, perché guardate. No, il costo del cavaliere, non il costo dell'armatura. Non ce la faccio. Non ce la faccio perché Vale mi ha a meno di... però non posso distruggermi un personaggio, non posso distruggermi il cavaliere d'oro. No. Yoga ottiene più 1, ma non ce l'ho. Pesca una carta. Ah! Mandiamo in gioco Crystal. Quando c'ho Crystal, pesco una carta. Poi scarto una carta. Che non mi cambia niente. Non mi cambia assolutamente nulla. E invece mi cambia, perché così con Icky della Fenice, quando entra in gioco, distruggo un personaggio nel mio mazzo degli scarti e pesco una carta. E ora c'ho 1, 2, 3, 4, 5 di Cosmo. La prendo, mi viene subito in mano. La gioco. Quando entra in gioco, io distruggo un personaggio dalla mia mano. Addio, piccolo Daichi. Mm-hmm. E prendo un personaggio dal campo del gioco e lo metto negli scarti. Sì, vabbè, ma cos'è? Ma non funziona. E essere forti, questa viene rimescolata qua. E sono 2. Sono 2. Lui viene andato. Tac, tac, tac. E siamo agli sgocci. E siamo, che io sono stato molto bravo, che ti devo dire. Ecco qua, ban del leone. Eccolo qua, di nuovo ritornata alla bilancia. Comparsa, ciascun giocatore può recuperare un eroe dal proprio mazzo degli scarti. Io non penso proprio di averlo. Eroe, non cavaliere. Eroe, sì sì. No no, non ce l'ho, le ho distrutte tutte. Quindi pesco una. Cioè, me la metti in mano? Recupera? Sì. No, recuperare, no, lo metti nel mazzo, secondo me, lo rimesco allora, nel mazzo. Allora, un po' sì. Qua la situazione. 1, 2, 3, 5. Ma no, potresti metterlo. Non lo so, ragazzi, c'ho il dubbio su Doco della Bilancia, che effettivamente me l'ero già posto, poi me l'ero dimenticato di controllarlo, e un eroe dal proprio mazzo degli scarti. Secondo me lo metti in mano. Perché non ti dice lo metti nel mazzo di. Nella riserva, nel mazzo di pesca. Allora. Mettiamo giù l'armatura del Capricorno, la scarto, tutte le carte di grado, verde, rosa, proprio finire argento, vengono messe via.
Ah no, perché questa non scorre, scusami. Niente, cioè niente effetti di comparsa, entrata in gioco, niente, e va bene, no, ce n'è negli scarti? Sì, c'è Saga dei Gemelli negli scarti, e quindi lo rimescoliamo nel mazzo là, e... Allora, intanto... Giriamo ancora una, un'altra armatura. Del toro, la tua armatura vale. E forza toro, per sempre toro. Allora, le 12 case cantano tutte in coro. Misti la scarto, distruggono due personaggi feriti per pescare due carte. Quindi distruggo uno dei personaggi feriti per pescare una. Rimescoli e peschi due. Un'altra. E... Allora, vediamo un po'. 2, 4, 5. Pesca due carte, che carino. La sconfitta dell'ultimo laggiù cosa fa? La sconfitta di questa? 5 di cosa? 2, 4. La sconfitta di lui? Uh-huh. I tuoi avversari mettono dal proprio mazzo degli scarti tutte le armature nelle loro mani. Io non ho scarto, quindi... Allora, facciamo così. Con... Ho iniziato io, eh? 2. Sì, hai uno. 4. E 5. Vengo a prendermi... Anzi. Con 2, 4 e 5 vengo a prendermi l'armatura del toro. Che ti viene in mano perché l'hai presa col cosmo. E mettiamo là. Poi a posto così, scarto e pesco. Ah, quindi questa se ne va, questa vengono qua, questa viene qua, questa è tua in gioco. Sì. Entra l'armatura dello scorpione e entra Asterione dei cani da caccia. Allora io mi gioco Crystal che mi dice pesca una carta, poi scarta una carta. Inutile. Mettiamo proprio lui nel mazzo degli scarti, che l'ho appena preso. Poi... però non distruggo lui. Proprio dove pescare una carta. Allora io mi metto in gioco lui, l'armatura del leone. La scarto e mi dice che posso ferire uno dei cavalieri nella mia mano. E io ferisco Icky di Fenice proprio. E un altro dei miei cavalieri ottiene più 4 di forza rossa. Quindi lui ha 5, 6, 7. Lui quando entra in gioco un avversario scarta una carta dalla sua mano. In realtà non cambia niente perché finisce adesso la partita. Io con 7 mi posso prendere Shaka della Vergine. Va via l'ultima fiammella. Si finisce comunque il mio round. Questa viene scartata. Scorrono in qua. E è finita la partita. Perché ha iniziato Vale. Quindi io ero l'ultimo giocatore. Finisce subito. Avesse preso Vale, tolto l'ultima fiammella, io giocavo comunque ancora il mio round. Finita la partita, che si fa ancora? Si contano i punti. I punti sono dati dalle carte che noi abbiamo nel mazzo, in mano, negli scarti e le carte ferite. Le carte distrutte non contano nulla. Le carte hanno i punti che valgono, non ve l'abbiamo detto inizio partita, ma questo numerino qua, chiaramente più il cavaliere è forte più punti vale. Alcune hanno un asterisco, ovvero ti danno punti in modo particolare. Io non dovrei avere asterischi. Io sto guardando e non credo. Tiro via quelle che non mi danno niente, che sono queste qua. Queste qua non mi danno nulla. Io non ho preso carte asterixate, quindi ho i punti secchi. Buon, perfetto. 5. Pochissimi. No.
Ho fatto pochissimi punti. Di solito nelle altre partite ne ho fatti tanti di più. 16. Verranno tutti da 5 i miei cavalieri, 5, 10, 15, 20, 23, 24, 25, 25, 30, 32, 32. Aspetta, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 e 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44? Ma no, non ci spero, giuro. Che pensavo avessi vinto tu. No, ma tu devi dire che è vero che posso la natura del Sagittario. Io ho preso gratis due cavalieri d'oro, ho preso gratis 10 punti, però ho dato via due volte l'armatura da 3 punti, che sono 6 punti. Sì. E quindi in realtà ne ho fatti 4. Ma vai, vai. Ti sto ascoltando, ragazzi, buon anno! Perché chi perde a Capodanno perderà tutto l'anno. Speriamo! Chi lo sa, dovete scoprirlo solo seguendoci nell'anno 21. Anno 21 in cui potremmo ripartire da zero con il conteggio delle partite, oppure continuiamo? Ditecelo qua sotto tra i commenti, se preferite che ripartiremo con l'anno nuovo da zero oppure no. Allora, noi siamo quindi qui, giunti alla fine della partita di questo Cavalieri dello Zodiaco. Fateci sapere qua sotto tra i commenti che ne pensate, e però diteci anche se è vicino al bellissimo o bruttissimo, diteci anche se voi siete appassionati dei Cavalieri dello Zodiaco, se lo guardavate quando eravate bambini, se avete letto i manga, se avete visto anche la serie di Ade sottotitolata in inglese, in coreano, come che era, e insomma fateci però sapere se appunto siete anche dei grandi fan, perché secondo noi l'essere fan, conoscere la serie, il fumetto, il manga, è molto, te lo fa godere sicuramente molto di più. Comunque, con questo noi siamo giunti alla fine di questo video. Vi facciamo tantissimi auguri di finire bene l'anno, e iniziarlo ancora meglio. E che appunto che l'anno nuovo vi porti tanta serenità, che è quello che ci auguriamo sempre. Sembra molto il discorso del Papa. E salute. Sembra molto il discorso di Mattarella o del Papa, ma ci credo davvero. Grazie per essere stati con noi per tutto questo 2019, e noi proveremo ad aprire il 2020 con delle novità. Seguiteci, perché anche il 1 gennaio ci sarà un nostro video molto speciale in cui vi parleremo di alcune di queste idee che abbiamo. Chissà, speriamo che ci continuate a seguire anche nell'anno nuovo, nonostante io stia perdendo malamente a tutti quanti i giochi. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella così da essere certi di non perdere nessuno dei nostri video, lasciarci un like, commentare e condividere con tutti quanti i vostri amici. E mi raccomando, seguiteci anche su Facebook e su Instagram, dove trovate sempre dei contenuti extra che non troverete mai sul nostro canale YouTube. Ringraziamo ancora tantissimo Damiano per essersi unito a noi in quest'anno, e speriamo rimanga anche per tutto il 2020, perché senza di lui non potremmo fare veramente nulla. Quindi anche tanti auguri a te, Damiano, e andatelo a cercare su Mixer, dove lo trovate come Barbattack nei suoi stream. È fantastico, andatelo a seguire, vi divertirete sicuramente un sacco. Vi ricordiamo per l'ultima volta del 2019 che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I giullari vi salutano, e che il gioco sia con voi.